di più diversi. Il tatuaggio è un linguaggio. Uno si tatua qualcosa di solito perché qualcun altro lo veda e capisce è qualcosa della persona che lo porta. I Maori hanno in faccia tatuato il loro curriculum, cioè la faccia divisa in zone precise dove si capisce qual è la sua posizione nella classe sociale, che mestiere fa, se ha compiutazioni eroiche, se ha figli, eccetera. E anche a parte i tatuaggi terapeutici, come quelli di Ötzi, per esempio, che si è subito capito che erano terapeutici perché non erano visibili, erano tutti in zone nascoste dietro le giunture, e si è subito capito per questo motivo che erano considerati terapeutici. Hanno poi fatto delle prove e hanno visto che l'80% dei suoi tatuaggi sono lungo i meridiani della giuntura, sì, per spaventare il nemico, come Maori, per la bellezza. Per motivi terapeutici, per motivi religiosi, per punizione, esistito fino alla fine l'abolizione della schiavitù e delle punizioni corporali, esisteva la marchia di fango. I russi tatuavano in faccia sulla fronte l'iniziale del crimine commesso, in Francia c'era il famoso giglio di Francia tatuato, Angelica, no? Sul petto e sul volto per le ladre e le prostitute. Esistito in inglesi, ai soldati tatuavano PC, che vuole, ai soldati trasgressivi, voleva dire bad character. Usato anche quello. Il tatuaggio è difficilmente rinchiudibile, è un linguaggio che fa parte del comportamento umano, addirittura quasi irrazionale. Ha avuto nelle fasi storiche momenti di boom e momenti di ostilità, ma c'è sempre stato. Ma il tatuaggio prima di noi ha sempre avuto una funzione, anche estetica, ma quasi sempre accompagnata a qualche altro motivo. Ed è la ragione per cui ci tengo a fare questa mostra, per far vedere che il tatuaggio non è solo estetico, come purtroppo tende a essere oggi, no? Che c'è sempre un motivo per cui uno si fa certi tatuaggi, le tunisine si tatuano sulla fronte e su qui per proteggersi dalle malattie degli occhi, per il mal di testa, i cristiani si sono sempre tatuati fin dalle catacombe, dei piccoli segni del conoscimento e di dichiarazione della propria fede religiosa. C'è una parte sul tatuaggio delle donne, e ci sono queste fotografie di queste le ultime donne cubane trovate nei campi profughi adesso in Turchia, questi tatuaggi facciali per me stanno scomparendo. C'è il tatuaggio dei Balcani, che anche questa è una storia molto bella. Quasi l'80% del materiale che vedrete, ed è abbondantissimo, viene da istituzioni culturali internazionali, musei, biblioteche, archivi, che hanno adottato consapevolmente un approccio open access, vale a dire hanno scelto, dichiarato, di distribuire con licenze Creative Commons Zero i materiali con modalità full reuse, cioè chiunque, non solo un accademico, un conservatore, un curatore, può prendere un file TIFF da 100 MB e farci quello che vuole. Quindi, delle storie che abbiamo aggiunto, e poi vengo all'ultimo punto, tante sono state costruite, devo ringraziare pubblicamente i DOT che hanno fatto un lavoro strepitoso dal punto di vista allestitivo, proprio perché è possibile utilizzare dei materiali che non sono fisici, ma che ti consentono di raccontare e spiegare bene alcune cose. E se vedrete i dettagli, si può entrare in un mondo, quale quello per dire tardo-romano o proto-cristiano, solo perché questi materiali sono stati finalmente condivisi con una comunità che non è solo di studiosi, ripeto, ma di persone interessate.